fare direttamente lui, fare le fotocopie e dichiararle autentiche. Basta che ci sia l'esibizione dell'originale da parte dell'interessato, quel meccanismo che vi dicevo prima. Quindi, se io ho un originale e faccio un'altra copia, faccio una copia di quell'originale, avrò una copia conforme. Ovviamente questa copia conforme è fatta manualmente. Quindi io ho il cartaceo, realizzo una fotocopia o riscrivo a mano il contenuto del cartaceo, ho la copia conforme manuale. Se dal cartaceo passo al digitale, quindi con la scansione, ho una copia conforme digitale. Quindi guardate, è una copia conforme anche il file PDF, scansione di un originale cartaceo. A quel punto questa copia conforme, il file generato sarà dichiarato conforme dal pubblico ufficiale. Se originariamente il documento è digitale, è già digitale, io allora avrò una copia autentica digitale, dal digitale rimane al digitale. Se dal digitale diventa cartaceo, operazione inversa, quindi ho il file PDF, lo stampo, allora dichiarerò originale il cartaceo prodotto. Quindi copia analogica di un documento elettronico è questa. Copia analogica di un documento elettronico che può essere autenticata e dichiarata conforme all'originale. Quindi i casi sono questi quattro. Cartaceo, cartaceo su digitale, digitale su digitale, digitale su cartaceo. Allora, siccome fare la fotocopia e dichiararla conforme all'originale è una procedura meccanica, ed è una procedura nella quale devo soltanto dire che ho fatto per bene la fotocopia, che non l'ho alterata, questa operazione qui la può fare direttamente l'interessato. Allora, ricordatevi l'esempio, A, B, C. A è colui che ha prodotto il documento, B colui che lo detiene, C colui a cui viene esibito. Adesso abbiamo il caso D, dove l'interessato da se stesso si fa la fotocopia del documento, quindi si realizza la copia del documento, e se la dichiara conforme all'originale. Questa è una grande innovazione dal punto di vista della fiducia dello Stato nei confronti del cittadino. Quindi si consente all'interessato di autocertificare la conformità all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti, che devono essere ovviamente conservati dal privato. Il privato mi presenta una copia, che mi dichiara conforme all'originale. Con quale strumento? Con lo strumento della autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che vedremo fra breve. Ora però ricordatevi che il caso D è ammesso anche per le copie autentiche. Cos'è l'autenticazione della sottoscrizione? È un qualcosa di diverso, dove non autentico che un documento è uguale a un altro, che la copia è uguale all'originale, ma autentico che chi ha firmato è veramente Mario Rossi. L'autenticità della sottoscrizione, eccetera, eccetera, da produrre ad organi della pubblica amministrazione, gestori di servizi pubblici. Ricordiamoci, questa normativa riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, non riguarda i rapporti fra privati. Allora, questa sottoscrizione è fatta, questa autenticazione della sottoscrizione è fatta da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato. Quindi anche in questo caso si semplifica la vita all'interessato. Prima di allora, l'interessato cosa doveva fare? Se doveva autenticare la firma, doveva andare da un notaio, pagare diverse decine di euro, il notaio lo identificava, lo faceva firmare, attestava che aveva veramente firmato il soggetto con carta d'identità, e l'interessato poi andava in comune a portare il documento. Oggi invece, vedete, si può sempre fare questa strada, quindi non è vietato andare da un notaio, ma ovviamente è molto più semplice andare, ora il cancelliere è l'ipotesi in cui si presenta in tribunale, andare dal segretario comunale, oppure andare direttamente dal dipendente che la deve ricevere. Quindi mi presento davanti al dipendente, firmo in sua presenza, lui mi identifica e attesta che
Io sono Simone Chiarelli e ho firmato quel documento. E ovviamente è gratuito questo servizio, questo sistema di autenticazione delle sottoscrizioni. Sistema di autenticazione che, per esempio, in questo periodo, periodo preelettorale, avviene per l'autentica delle firme di presentazione dei partiti politici o delle candidature a consigliere comunale. Questo è un esempio, diciamo, di autenticazione delle firme nell'ambito del procedimento elettorale. Bene, la sezione 6, la sezione 7, la sezione 6, diciamo, non ci interessa, riguarda la legalizzazione di firme e di fotografie, quindi una procedura simile all'autenticazione di cui abbiamo parlato, dove con più forza do valore legale alla firma prodotta e alla fotografia, quindi al riconoscimento che quella fotografia è veramente, identifica veramente Mario Rossi. Invece concentriamoci sui documenti di identità e di riconoscimento. Nel linguaggio comune sono sinonimi, quindi dammi il tuo documento di riconoscimento, dammi il tuo documento di identità. In realtà sono due concetti giuridicamente diversi. Attenzione, perché ogni tanto nei quiz capita di sentirsi, di trovarsi un quiz su questo argomento. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può essere sempre sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Allora, noi abbiamo visto, ora riprendo la slide, la definizione di documento di identità, era nei primi articoli. Eccolo qua. È documento di identità, vedete, la carta d'identità e ogni altro documento munito di fotografia del titolare è rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di altri stati con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del titolare. Quindi è un documento, ci deve essere la fotografia, i dati del soggetto rilasciato da una pubblica autorità. Per cosa? Per identificare, in modo tale che quando vengo fermato io possa dire sono veramente io. La carta d'identità è il principale documento, è l'unico citato. Se altri documenti hanno le stesse caratteristiche, allora prendono il nome di documento d'identità. Mentre il documento di riconoscimento è documento munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto magnetico, informatico, cartaceo, da una pubblica amministrazione, che consente l'identificazione del titolare, ma non è rilasciato per quello scopo. Lo scopo è un altro. Però raggiunge lo scopo ugualmente, perché quel tesserino ha, diciamo, la medesima finalità. Quindi, tornando alla nostra normativa, noi abbiamo quindi tre tipologie di documenti. I documenti di identità, che sono prevalentemente la carta d'identità. Poi abbiamo i documenti di riconoscimento equipollenti, che hanno lo stesso peso, lo stesso valore, e che sono il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, patente di abilitazione alla conduzione di impianti termici. Vedete, sono tutti tesserini, compreso il badge che dà il comune ai dipendenti pubblici, se contiene la fotografia, i dati anagrafici del soggetto, quindi è utilizzabile per riconoscere il soggetto, quindi ha la stessa forza della carta.